Andreas Jacobs, il giovane che uccise la madre a colpi di mannaia, è stato condannato a 12 anni di reclusione e a 3 anni di manicomio criminale. Una sentenza mite nella quale i giudici di Como hanno concesso al matricida le attenuanti generiche e la diminuente della semi-infermità mentale. Il delitto avvenne nel settembre 81 in una villa di Fino Mornasco. A Milano un giovane di 26 anni, Carlo Epifani, è stato arrestato la notte scorsa per avere tentato di estorcere 5 milioni di lire all'amministratore di una ditta di apparecchiature elettroniche che ha sede nello stesso stabile dove abita l'Epifani. L'uomo aveva però avvertito la polizia, che è intervenuta non appena il giovane si è avvicinato al luogo convenuto per ritirare il denaro. Spettacolo certamente inconsueto, in cui la danza si accompagna piuttosto alla voce che alla musica, quello andato in scena alla Piccola Scala ieri l'altro, Roland Petit per Luciana Savignano, la cui parte di maggior rilievo è la recita della voce umana di Cocteau. Ci saranno repliche per tutto il mese di aprile. Pronto? 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 Richiama! E ripeto, richiamami! Ma signora, riappenda! Pronto! Ah, finalmente! Sei tu! Sì. Beh, è un pezzo molto famoso. Castello dei Conti Calini a Gambara. Vi hanno saccheggiato mobili antichi e quadri a olio. Il valore approssimativo del furto supera i 100 milioni di lire. Sembra che il colpo sia stato messo a segno nei giorni di Pasqua, anche se è stato scoperto soltanto ieri e per puro caso. Il castello abitualmente è disabitato. La nazionale è partita nel pomeriggio dalla Malpensa per Bucarest, dove sabato affronterà la Romania. Stamattina gli azzurri si erano allenati a Milanello. Incerta la presenza di Tardelli e Bruno Conti, che oggi non ha lavorato. Ecco cosa ci ha detto il romanista. Ma diciamo è stato riposo precauzionale, anche perché ancora questo dolore vedremo domani. Comunque parto lo stesso e farò allenamento domani per provare. Tardelli stamattina si è allenato a parte, come sta? Abbastanza bene, domani farò la prova, forzando un po' di più. Ma di cosa si tratta? Beh, non è né stiramento né strappo, è un male che proviene dal nervo sciatico. E mercoledì tra l'altro c'è la Coppa dei Campioni. Ma adesso sono in nazionale e penso alla nazionale, non alla Coppa dei Campioni. Berzotto, le condizioni di Tardelli e Conti? Ma veramente dovrebbe il medico rispondere a queste cose. Hanno piccole cose, per cui abbiamo pensato che era meglio che si fermassero oggi per fare allenamento domani. D'altronde sono ragazzi, sembra che possano anche fermarsi un giorno, visto che hanno giocato tanto. Poi una costruzione fisica consente loro recuperi rapidi. Quindi decisione all'ultimo momento. Gioco a forza. Il Milan, che insegue l'Europa pur giocando in B, si qualifica per i quarti di Coppa Italia rifilando 4 gol a un Cagliari che, pur demotivato dal risultato dell'andata, va 2 volte a rete. Partita ricca di episodi, anche se giocata senza eccessivo accanimento. Dopo un buon inizio del Milan, il Cagliari colpisce un palo con Restelli che tira da fuori area. Ma il Milan continua a premere, la difesa rossoblu rischia di capitolare per un bel colpo di testa di Battistini. Al 27esimo il primo gol rossonero messo a segno da Verza su imbeccata di Tassotti da destra. Poi c'è un rigore contestato dai difensori sardi per intervento di Bogoni su Sereni. Dopo le rituali proteste, Baresi dal dischetto batte Goletti ed è 2-0. Quagliozzi accorcia le distanze al 40esimo, la difesa rossonera balla vistosamente in questa circostanza. Nella ripresa Damiani porta a 3 le reti rossonere dopo un errore di Bogoni. Infine 2 autogol, uno per parte, prima è Bogoni a battere il proprio portiere, successivamente è Baresi a infilare Nucciari e a siglare il 4-2. Una comunicazione giudiziaria è stata inviata all'assessore regionale all'ecologia Vittorio Rivolta, nella quale viene ipotizzato il reato di interesse privato in atti d'ufficio.
Secondo un esposto della Lega Ambiente dell'Arci, l'assessore Rivolta sarebbe intervenuto sul CRIAL, che è l'organo di controllo su talune forme di inquinamento provocate dalle industrie, per fermare l'indagine in corso su un'azienda di Calolzio Corte, di proprietà di una società nella quale l'assessore era consigliere d'amministrazione. Sempre secondo l'accusa, Rivolta, che è membro dello stesso CRIAL, avrebbe assicurato che lo stabilimento stava urgentemente provvedendo ad eliminare le emissioni di fumi dannosi. La magistratura dovrà ora stabilire se vi sia stata o meno una violazione della legge. Veniamo in chiusura, come di consueto, alle previsioni del tempo per domani. Venerdì dovrebbe proseguire il regime di sereno, con venti deboli variabili. 3 e 16 le temperature registrate oggi a Milano. È tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.